Nel distretto di Duaikha c'è il quartiere di Manshet Nasser, una delle baraccopoli alla periferia del Cairo. Qui tutto ricorda che l'Egitto è uno tra i paesi arabi più poveri. Il 48,9% della popolazione vive sotto la soglia di povertà. Considerata come una delle cause della rivoluzione del gennaio 2011, la povertà non è diminuita da allora, al contrario, è aumentata a causa della recessione economica, dell'aumento della disoccupazione e dei bassi salari. Qui le case sono stipate in un labirinto di strade privo di sistema fognario. L'acqua reflua scorre per i vicoli e i bambini la usano per giocare. In una piccola casa con un solo locale vivono Yusian Abo e i suoi 5 figli. Non posseggo nulla, non ho reddito, non ho un lavoro. Questo è quello che mangiamo, niente olio o altro, niente pane. Senza energia elettrica, senza acqua potabile, in condizioni igieniche inesistenti, e la lista non finisce qui. Come potete vedere, dove vivo è molto piccolo, spiega questa donna. Non ho alcuna assistenza dal governo, vivo in una camera e l'acqua di scarico mi entra dalla finestra. Le istituzioni non sono state capaci di soddisfare le esigenze dei cittadini, senza contare i problemi sociali che si sono manifestati nella comunità negli ultimi 3 anni. Non esiste uguaglianza per le opportunità e la giustizia sociale, e questo rimane ancora la richiesta principale della rivoluzione d'Egitto. Ashraf Salem è un residente. La gente qui è molto stanca, dice. C'è una rivoluzione imminente, la rivoluzione del popolo affamato. Chiediamo una soluzione, lo Stato deve farci sentire che c'è. In questa zona vivono anche gli Al-Zabalin, circa 35.000 persone, la maggior parte occupati nella raccolta e nella vendita dell'immondizia da riciclare. Tra il disinteresse dei regimi deposti e isolati, la povera gente in Egitto sta vivendo un cammino di vera sofferenza, dove si cerca una dose di acqua pulita per placare la sete e un pezzo di pane per riempire lo stomaco. Mohammed Sheikh Ibrahim, Euronews, Al-Qahira.